Le 18.34, buon martedì sera dagli studi di TG2000. In apertura una notizia arrivata poco fa in redazione. Una tragedia sul lavoro è avvenuta questo pomeriggio su una nave della Siremar nel porto di Messina. 3 marinai sono morti e un altro è rimasto intossicato durante i lavori di manutenzione di una cisterna del traghetto Sansovino mentre era attraccato al molo San Raineri. Uno dei marinai è morto sulla banchina, gli altri 2 in ospedale. Tra le vittime un secondo ufficiale di 27 anni. Secondo una prima ricostruzione, gli uomini stavano effettuando una saldatura all'interno della cisterna dalla quale si è scatenato un principio di incendio che ha sprigionato fumi tossici. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta, queste le immagini che arrivano dalla città siciliana. Passiamo adesso al giallo intorno al sequestro di un italiano in Siria. Lui si chiama Sergio Zanotti e in un video diffuso in rete in queste ore ha raccontato di essere prigioniero nel paese da 7 mesi. Alle sue spalle, mentre parla, una persona armata incappucciata. Secondo la Farnesina si tratterebbe però di un rapimento anomalo. Le ultime, D'Antonio Soviero. Mi chiamo Sergio Zanotti, sono 7 mesi prigioniero qua in Siria. Prego il governo italiano di intervenire nei miei confronti prima di una mia eventuale esecuzione. È l'appello di Sergio Zanotti, il 56enne originario di Marone, in provincia di Brescia, sequestrato in Siria da 7 mesi. Il video è stato diffuso da una settimana dal sito russo Newsfront, che riferisce di aver ricevuto un messaggio su Facebook nel quale un jihadista siriano minaccia di uccidere l'uomo se il governo italiano non prenderà provvedimenti. Il sito pubblica anche il passaporto e una foto in cui Zanotti, in piedi scalzo, ha in mano lo stesso cartello del video con la data 15 novembre 2016, probabilmente quella della registrazione. Gli 007 italiani confermano il sequestro, la Farnesina segue il caso già da giorni, ma i contorni della vicenda sono avvolti dal mistero. Si sa che l'uomo, un ex imprenditore condannato in passato per evasione fiscale, parte 7 mesi fa per una vacanza in Turchia. Qualche giorno e di lui si perdono le tracce. I familiari a maggio presentano denuncia di scomparsa. Gli investigatori parlano di sequestro anomalo, non immediatamente riconducibile a un atto di terrorismo. E i motivi sarebbero almeno 2. Nel video non c'è alcuna rivendicazione e Zanotti appare con la barba lunga, sì, ma in buone condizioni di salute, nonostante i presunti 7 mesi di prigionia in un paese in guerra. Un'altra notizia che ha scosso il mondo in queste ore, la tragedia aerea in Colombia, nella quale sono morte 75 persone, tra loro i giocatori della Chapecoense, la squadra della Serie A brasiliana che era in viaggio per disputare la finale della Coppa Sudamericana. L'aereo ha perso il controllo e si è schiantato mentre tentava un atterraggio di emergenza. Giorgio Schiavoni. Sono 6 i sopravvissuti dell'incidente aereo nei pressi di Medellín, in Colombia, dove si è schiantato un aereo con 81 persone a bordo, tra cui l'intera squadra di calcio della Serie A brasiliana, del Chapecoense. Si tratta di 3 giocatori, un giornalista e 2 membri dell'equipaggio. Le vittime sono 75. L'aereo charter ha dichiarato un'emergenza elettrica nella notte di ieri a circa 50 km da Medellín e si è schiantato mentre si avvicinava all'aeroporto della città colombiana dopo aver perso il contatto con la torre di controllo verso 1 di notte. Era decollato da Santa Cruz de la Sierra in Bolivia con 72 passeggeri e 9 persone di equipaggio. Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora del tutto chiare, ha fatto sapere il presidente colombiano Juan Manuel Santos. La squadra della città di Chapecó, nello stato brasiliano di Santa Catarina, si dirigeva a Medellín per disputare la partita più importante della sua storia, la gara di andata della finale della Coppa Sudamericana, l'equivalente della nostra Europa League, contro l'Atlético Nacional, i cui giocatori hanno proposto che la Coppa sia assegnata al Chapecoense alla memoria. A bordo, oltre alla delegazione del club, 48 persone tra giocatori, equipe tecnica e dirigenti, c'erano anche 21 giornalisti sportivi brasiliani. La notizia ha sconvolto il Brasile e l'intero mondo del calcio. Il presidente brasiliano ha dichiarato 3 giorni di lutto nazionale, mentre gran parte del mondo del calcio ha espresso il suo cordoglio sui social media e la solidarietà alle famiglie delle vittime. Una tragedia che richiama quella di Monaco di Baviera del 58, quando si schiantò l'aereo con a bordo il Manchester United, ma soprattutto 9 anni prima, quella a noi italiani più vicina, il disastro di Superga che uccise l'intera squadra del Grande Torino. E non sono le uniche nel mondo del calcio. Il servizio di Federico Plotti.
La tragedia aerea della Colombia non è la prima che vede coinvolte squadre di calcio. Per noi italiani ce n'è una su tutte. Collina di Superga, 1949. Il grande Torino, quello di Valentino Mazzola e Franco Ossola, di Romeo Menti ed Ezio Loic, solo per citarne qualcuno, sta tornando da Lisbona, dove aveva disputato un incontro amichevole con il Benfica. Quel 4 maggio di 67 anni fa il cielo sopra Torino era grigio, nebbia fitta, vento forte e pioggia battente. L'aereo, un trimotore Fiat sul quale viaggiavano, si schianta sul terrapieno della basilica settecentesca di Superga, che si erge sull'omonima collina che domina Torino. Forse un errore fatale del pilota, forse un guasto all'altimetro. All'incidente non sopravvive nessuno, 31 le vittime. Scompare la squadra più forte d'Italia e non solo, quel Torino capace di vincere 5 scudetti consecutivi dal 1943 al 1949. Un altro schianto, un altro disastro, questa volta a Monaco di Baviera, 9 anni più tardi. Il Manchester United sta facendo ritorno a casa da Belgrado dopo il 3-3 con la Stella Rossa, un pareggio che gli aveva permesso di accedere alle semifinali della Coppa dei Campioni. Dopo uno scalo tecnico a Monaco, il comandante dell'aereo provò più volte a decollare senza però riuscirci. L'ultimo tentativo, quello fatale. Il velivolo non riuscì a staccarsi da terra e si schiantò contro le recinzioni della pista dell'aeroporto. Morirono 23 dei 44 passeggeri, 11 tra giocatori e staff del Manchester United. Verranno per sempre ricordati come i Busby Babes per via del mitico allenatore Matt Busby e della giovane età dei calciatori. E non è tutto. Solo un anno dopo in Perù un incidente aereo decima la squadra dello Strongest di La Paz. Nel 1987 scompare l'intera squadra peruviana dell'Alianza di Lima e poi nel 1993 muoiono tutti i componenti della nazionale dello Zambia, finiti in mare nelle acque dell'Oceano Atlantico insieme all'aereo su cui viaggiavano. Entriamo in Italia, la cronaca ci porta a Saronno, nel Varesotto, dove un medico e un'infermiera sono stati arrestati con l'accusa di omicidio. I due sarebbero amanti, tra le 5 vittime anche il marito della donna. Per tutti gli aggiornamenti ci possiamo collegare in diretta, eccolo con Luciano Piscaglia. A te Luciano. Buonasera Barbara. Incredulità, perplessità e sconcerto. Come sentiremo tra poco, è stata accolta così la notizia qui a Saronno tra i pazienti e i dipendenti dell'ospedale. La notizia dell'arresto questa mattina del dottor Leonardo Cazzaniga, anestesista 60enne, e dell'infermiera 40enne Laura Taroni. I due sentimentalmente legati sono accusati di reati gravissimi. In concorso tra loro avrebbero provocato la morte del marito della donna, al quale avrebbero diagnosticato un diabete inesistente per indurlo ad assumere i farmaci che lo avrebbero poi ucciso. Da solo invece il dottor Cazzaniga avrebbe provocato la morte di almeno 4 anziani malati, ai quali tra il 2012 e il 2013 avrebbe somministrato un cocktail di farmaci letale. Secondo indiscrezioni, il medico avrebbe applicato un suo personale e discutibile protocollo per malati terminali, che ha provocato la morte dei 4 anziani e forse di altre persone decedute in circostanze sospette. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e condotte dai carabinieri di Saronno, sono coperte dal più stretto riserbo. Si attende una conferenza stampa convocata per le 19.30 qui a Saronno. In un comunicato diffuso pochi minuti fa si conferma che ci sarebbero altre 14 persone sotto indagini, 13 dipendenti dell'ospedale ed un carabiniere. Per alcuni di loro si ipotizza l'omessa denuncia, il favoreggiamento e il falso ideologico. Ascoltiamo ora alcuni dipendenti e pazienti dell'ospedale di Saronno. Esprimono la sorpresa, la preoccupazione per l'arresto dell'infermiera e del medico. Al termine la linea tornerà allo studio. Siamo tutti sconvolti, veramente tutti sconvolti, perché non si aspettava nessuno una cosa del genere. Nessun sospetto? Tra noi colleghi no, almeno tra noi infermieri. Siamo tutti veramente sotto shock. Ma sì, ma sorpresi anche, cioè io l'infermiera non la conoscevo sinceramente, e il dottor Cazzaniga, ma porca miseria, ma non è possibile, cioè è una roba... Queste cose non devono succedere, perché uno va in ospedale per farsi curare, va in ospedale, crede di essere sicuro. Guardi, non so niente, è stato per noi, almeno per me, per tutti quelli del mio reparto, una novità. È stato proprio una cosa che abbiamo scoperto oggi. Noi rimaniamo in ambito sanitario perché, secondo una recente indagine, nei prossimi 10 anni gli ospedali rischieranno di non avere sufficiente personale medico specializzato. I motivi nel servizio di Alessandra Camarca.
Deficit di camici bianchi nell'immediato futuro. Nei prossimi 10 anni mancheranno all'appello oltre 40.000 specialisti che operano nel sistema sanitario italiano, chirurghi, ginecologi, pediatri e internisti. Una carenza che manderebbe in tilt la nostra sanità. A lanciare l'allarme sulla fuga dagli ospedali d'Italia è uno studio condotto dalla NAO che denuncia il blocco delle assunzioni e maglie troppo strette per l'accesso alle scuole di specializzazione a fronte di una classe medica sempre più esigua e anziana. Sono oltre 58.000 tra medici dipendenti di ospedali, universitari e specialisti ambulatoriali prossimi alla pensione, mentre il numero dei contratti di formazione specialistica previsti dall'attuale programmazione sarà di 42.000 unità. Non bastano i 7.000 precari stabilizzati dalla legge di stabilità nelle 3.000 assunzioni programmate lo scorso anno dal governo, quasi tutte ferme al palo, perché la maggioranza delle regioni si è guardata bene dal presentare i dati sui propri fabbisogni. In effetti si è disinvestito troppo in questo periodo per contenere la spesa anche sul fattore produttivo più importante, cioè le risorse umane, medici, infermieri, ed è importante invertire la rotta. Già all'indomani della spending review abbiamo visto che le politiche di contenimento della spesa hanno inciso in particolare su accessibilità, qualità e sicurezza delle cure, perché non hanno aggredito gli sprechi veri. Siamo alla politica, al referendum di domenica prossima, tra poco alla fine del TG, nel TG Post vi proporremo l'intervista all'onorevole Carfagna del Fronte del No, così come abbiamo fatto ieri con le ragioni del sì, con le parole della ministra Boschi. E a proposito del referendum sulla riforma costituzionale, da oggi e fino a venerdì nel TG vi spiegheremo in alcune brevi schede i punti principali della riforma. Cominciamo dal sistema del bicameralismo paritario, di che si tratta, come funziona oggi e come cambierebbe se la riforma fosse approvata. Sentiamo. Finisce l'era del bicameralismo paritario e perfetto, con due camere che hanno le stesse funzioni, tra cui quella fondamentale per la vita di un governo, votare la fiducia all'esecutivo. Secondo la riforma Boschi, solo la Camera dei Deputati rappresenta la nazione, vota la fiducia ed esercita la funzione legislativa e di controllo sull'operato del governo. E il Senato che fa? Muta natura e struttura, rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra Stato, regioni e comuni e tra gli enti locali e l'Unione Europea. Tuttavia la navetta, la spola tra Camera e Senato, il ping pong legislativo tra i due rami del Parlamento permane per alcune leggi particolari. Inoltre il procedimento ordinario, quello cioè in cui a decidere alla fine è solo la Camera, prevede diverse varianti a seconda di come e se il Senato comparteciperà al processo legislativo. Si conferisce in tal modo stabilità al governo e si attua una salutare semplificazione dell'iter delle leggi, proclamano i sostenitori del sì. Non si supera il bicameralismo, ma lo si rende più confuso, creando conflitti di competenza tra Camera e nuovo Senato, ribattono gli assertori del no. Con Marco Bergamaschi adesso andiamo a Chernobyl per mostrarvi il nuovo sarcofago di cemento e acciaio costruito per ricoprire quel che resta del reattore interessato dall'esplosione dell'86. Un megarco per coprire il reattore numero 4 di Chernobyl e proteggere dagli effetti del disastro nucleare del 1986. La grande opera è stata inaugurata oggi con una cerimonia con i rappresentanti del governo ucraino, tra i quali il presidente Poroshenko, e della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. L'operazione di traslazione, uno dei progetti ingegneristici più ambiziosi al mondo, è durata 2 settimane. In questo periodo l'arco è stato infatti fatto scivolare sul reattore della centrale atomica ucraina grazie a un sistema di martinetti idraulici. Ora si inizierà a smantellare le parti instabili del sarcofago costruito in fretta e furia 30 anni fa, dopo che il 25 aprile 1986 un reattore esplose rilasciando una vasta nube radioattiva e provocando direttamente molte vittime e poi la contaminazione di decine di migliaia di persone. La nuova struttura protettiva costruita in acciaio e disegnata per resistere almeno un secolo e prevenire il rilascio di radiazioni è larga 275 metri, alta 108 metri ed è costata 1,5 miliardi di euro erogati dalla stessa Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Alla sua realizzazione ha contribuito un'impresa di Pordenone che ha creato le strutture in acciaio ad alta resistenza che compongono l'arco. L'Italia ha inoltre contribuito negli anni alla messa in sicurezza del sito di Chernobyl con una somma che si aggira intorno ai 100 milioni di euro versati ai fondi ad hoc istituiti dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Negli Stati Uniti adesso, per raccontarvi una storia poco conosciuta, quella della chiesetta ortodossa che sorgeva ai piedi delle Torri Gemelle. Anche grazie a un cospicuo contributo del comune di Bari, quella chiesa sta per risorgere. Il servizio di Nicola Ferrante.
il santo della pace. Rinasce a Ground Zero la chiesetta a lui dedicata, lunedì scorso ricollocata all'antica croce, come vedete dalle immagini. Una vicenda poco nota e tutta da scoprire, ma facciamo un salto nella storia. Una vecchia taverna piccola e bassa di appena 100 metri quadri è il 1916 quando alcune famiglie di immigrati greco-ortodossi con una colletta di $25,000 la acquistano per trasformarla in chiesetta. Lo zar Nicola II del tempo dona loro alcune reliquie del santo di Mira a cui l'aula viene dedicata. Durante il boom economico il tempietto rischia la distruzione per farne un parcheggio. Solo la tenacia e la grande fede degli ortodossi salva la chiesetta, che viene così inglobata, sorprendentemente, nel Tempio delle Finanze, il World Trade Center, fino all'11 settembre 2001. Tutto va distrutto, tranne una parte delle reliquie del vescovo di Mira, poi miracolosamente ritrovate, la preziosa icona dell'altare, i candelabri e soprattutto la croce. Da quelle rovine, su quelle rovine nasce la voglia di ricominciare, nel nome di un legame antico e mai sciolto è il comune di Bari a donare $316,000, dando così il via ai lavori che iniziano nel 2008 e da allora, incessanti, vanno avanti. A firmare il progetto l'architetto spagnolo neofuturista Calatrava, che immagina uno spazio modernissimo e al tempo stesso rispettoso della tradizione iconografica bizantina. Ecco allora la nuova chiesa di San Nicola al World Trade Center. L'inaugurazione prevista il 16 aprile 2017 sarà luogo di preghiera per tutti i passanti, praticanti e non, ortodossi e non, perché il nome di San Nicola unisce da sempre culture, popoli e religioni diverse. Una notizia adesso che arriva dalla Francia, dove i cosiddetti siti pro vita potrebbero essere messi al bando. Parliamo di siti internet in cui le donne incinte, incerte se abortire o no, possono trovare conforto e a volte un vero e proprio aiuto psicologico. A chiuderli una legge che sarà discussa in Parlamento giovedì. Il presidente dei Vescovi francesi, Monsignor Pontier, ha inviato una lettera al presidente Hollande in cui si dice molto preoccupato per questa proposta di legge presentata dal governo. L'interruzione volontaria di gravidanza rimane un atto pesante e grave che interroga profondamente la coscienza, scrive Pontier. In situazioni difficili sono numerose le donne che non sanno se portare a termine o meno la gravidanza e avvertono il bisogno di parlarne con qualcuno, cercare un consiglio. E adesso siamo in Vaticano per l'omelia di Papa Francesco a Santa Marta. Bergoglio ha sottolineato la preferenza di Dio per chi sa capire i suoi misteri, non i sapienti, ma il cuore dei piccoli. Lo sentiamo. Vivere l'umiltà. L'umiltà cristiana è avere questo timore del Signore che, ripeto, non è paura, ma è tu sei Dio, io sono una persona, io voglio avanti così, con le piccole cose della vita, ma camminando nella tua presenza e cercando di essere irreprensibile. L'umiltà è la virtù dei piccoli, la vera umiltà, non l'umiltà un po' di teatro, no, quella no, no, l'umiltà di quello che diceva io sono umile, ma orgoglioso di esserlo, no, quella non è la vera umiltà. La umiltà del piccolo è quella che cammina nella presenza del Signore, non sparla degli altri, guarda soltanto il servizio, si sente il più piccolo, e lì. Siamo al TG Post. Come anticipato in questa settimana, i nostri approfondimenti sono dedicati al referendum di domenica. Ieri abbiamo intervistato sulle ragioni del sì la ministra Maria Elena Boschi. Oggi Augusto Cantelmi ha chiesto a Mara Carfagna di Forza Italia perché lei e il suo partito invece invitano a votare no. Subito dopo il TG Post, appuntamento con Attenti al Lupo, mentre noi ci rivediamo fra circa un'ora e mezza per l'edizione delle 20:30 del telegiornale. A tra poco.